Caro clan, bentornati sul canale del clan del Vichingo. Oggi un video un po' particolare, forse un video un po' ridondante, ma prima di iniziare vi dico, non mi sono scritto nessuna scaletta, non ho ben collegato in mente cosa vi voglio dire, ma è un discorso che vi voglio fare dal più profondo del cuore, ok? Nel senso che oggi parleremo dell'importanza dello studio e si può applicare a qualsiasi discorso, ma oggi, ovviamente, dato che siamo sul canale Il Clan del Vichingo, che vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti, a condividere, commentare, mettere mi piace, invitare guerrieri, perché più siamo, meglio è. Lo sapete benissimo. Da cosa nasce questo video? Questo video nasce semplicemente dalle molteplici domande che mi vengono fatte, mi verranno fatte di sicuro anche in futuro. Da dove parto? Ma è vero questo che si dice? Vorrei avvicinarmi, cosa devo leggere? Come mi devo approcciare? Queste cose sono vere, queste cose sono finte. L'ho visto su internet, l'ho letto su internet. Ho visto la serie Vikings e adesso mi sento un vichingo. No, ok. Partiamo dal concetto base, che ho detto in più video. Ma questo sarà il video a cui rimanderò tutti quanti quelli che mi faranno queste domande. Il concetto base è: vuoi conoscere? Studia. E non nel senso vado su Wikipedia, cosa vuol dire quello? Ah, Wikipedia dice così, quindi a posto, so tutto. No. Non funziona così, non ha mai funzionato così, ma per nessun argomento, per nessun argomento. Ve la butto in maniera semplice. Vi piace una band? La volete conoscere? La volete proprio assaporare al 100%? Cosa fate? Mica andate su Wikipedia, vedete due video su YouTube e boom, conosco la band, no? Si cercano documentari, si comprano libri, si pigliano le biografie, eccetera, eccetera. Ma ripeto, questo è un atteggiamento da usare con tutte le materie che si vogliono approfondire. E appunto, dato che il culto norreno, la fede norrena è un argomento molto, molto, molto vasto, ostico, a volte controverso, ma nello stesso tempo semplice. Perché tutte le domande che ci facciamo, che ci vengono in testa, trovano le risposte qui. Trovano le risposte qui, nei vari libri, non in questi che vi faccio vedere di specifico, però nei libri. Ma anche lì vi deve sorgere una domanda. È valido questo libro? L'autore che background ha? Perché sta scrivendo un libro su questo argomento l'autore? Chi è? Cosa ha fatto? Qual è il suo ruolo, tra virgolette, all'interno di quello che ci sta spiegando, di quello che ci vuole narrare? Quindi non è che voglio approfondire le rune, vedo un libro che si chiama Rune, qui ci sono tutti i segreti, fidatevi 100%, ok, e tu lo compri perché dici, vabbè, c'è questo libro. No, non funziona così, non funziona così. È come, appunto, ritornando all'esempio delle band, vuoi approfondire una band? E ti compri una biografia scritta da un giornalista che odia quella band. Quindi, cosa ne verrà fuori? Che quella band è del tutto negativa, che non ha portato niente alla storia della musica e che tutto ciò che tu pensi di amare è sbagliato. Quindi, l'autore, scopriamolo un attimo, cerchiamo di capire chi è,
cosa ha fatto e se ci si può fidare. E dato che non siamo nel 1200, che è impossibile comunicare con gli altri, chiedere consiglio a qualcuno un po' più esperto. Senti, ho visto questo libro, cosa ne pensi? Me lo consigli? Mi può aiutare ad approfondire l'argomento? Ti risponderà sì, no, poi dipende dal caso, ovviamente. Ma alle domande, ho visto Vikings, mi sento un vichingo, sono un vichingo anch'io perché ho i capelli rasati così e mi faccio due tatuaggi qua e qua. No. No, 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 non funziona così. Non funziona così. Vi sentite chiamati, attratti, vi incuriosisce semplicemente questa cultura, questa fede. Solo questo testo vi può far capire molte cose. E quello che c'è scritto qua non c'è in Vikings. Non c'è. Non c'è, ci sarà un passettino piccolo piccolo quando parlano del Ragnarok. Cioè, capito? Ti senti attratto, vuoi avvicinarti a questa cultura? Studialo, studialo, ok? Ma. La cosa più importante in questo contesto che vogliamo e volete magari anche voi approfondire sono le saghe. Perché le saghe ci mostrano e rispondono molto più alle nostre domande rispetto ad andare a cercare dei reperti o cose così? Mi spiego meglio perché forse l'ho esposta in maniera proprio bla, l'ho vomitata così. Le saghe erano tramandate oralmente. Quando noi eravamo bambini, o almeno i più anziani di noi, magari si facevano raccontare delle favole. Non avevo, chi ce le raccontava non aveva per forza un libro davanti che leggeva parola per parola. Andava a memoria per farci intuire una sorta di morale di sottofondo e cerchiamo di vedere così anche le saghe. Perché all'interno delle saghe possiamo trovare gli usi, i costumi, come interpretavano l'onore, come interpretavano la vita stessa. Le saghe sono piene di riferimenti per contestualizzare quel popolo, ok? E uno dei libri che sto leggendo, poi intanto farò anche un altro video dedicato ai nuovi acquisti, arriverà, arriverà. Ma uno dei libri che sto leggendo adesso è la trilogia gotica. Ok? Se vi interessa, vi metto il link qui sotto. Vi metto il link qui sotto. Costa un pochino, ma sono 445 pagine. E contiene tre saghe. La saga dei Volslunghi, la saga di Ragnar Lothbrok, e la saga di Tidrek da Verona. Esatto. Da Verona, qua in Italia. Quindi tutte quelle domande. Ah, ma sono arrivati qua, sono arrivati. Non si trova niente. La gente dice di no. La gente dice che i veri vichinghi erano solo quelli nelle baie norvegesi che stavano lì tutto il giorno in mezzo alle rocce, ai fiumi, il vento, la neve. Le saghe. Leggi le saghe, trovi anche lì, trovi lì. Molte persone sono ormai boom, nel senso di la serie TV, il videogioco mi ha detto che il vichingo era così e quindi è quello e basta, mi devo vestire così, comportare come facciamo, come fanno vedere nei videogiochi o nei telefilm, e capite che non funziona. Capite che non funziona. È come dire, voglio essere Jim Morrison, e per capire chi era Jim Morrison mi vedo solo il film dei Doors. Casa?
Non ti leggi nelle sue poesie, non ascolti i suoi album, non conosci nulla di lui, della sua vita, la sua famiglia, perché è diventato così, perché era appassionato alle poesie. Sempre lì, vi porto 1.000 esempi per farvi capire. Altra cosa, ovviamente, canzoniere, dico, le saghe, saghe in generale, poi ovviamente la saga dell'Yuengling, che dovete leggerla per... Quasi vi obbligherei se potessi. Però, molte cose ovviamente vanno unite alla storia, ai reperti storici. Perché sì, vengono accennate, le fanno capire, ma possiamo trovare un puntino in una saga, poi un puntino in un'altra saga, e se non sai bene quali sono, non riesci ad unire le cose e ti trovi un po' spaesato. E non per niente esistono dei libri che vi spiegano queste cose, vi dicono, si comportavano così perché abbiamo queste fonti, le fonti, ok? Parliamo anche di fonti. Le fonti sono una delle cose più importanti se si vuole costruire un discorso su qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. È inutile che si dica: ah, facevano, ho letto che facevano così. Dove l'hai letto? Su internet. Dove? Che sito? Chi l'ha scritto? Faceva riferimento ad un testo? Qual era il testo? Posso recuperarmelo? C'è? È fisico? Posso vederlo? Capite? Capite quello che voglio dire? È quasi un video sfogo. Me ne sto rendendo conto che è quasi un video sfogo, perché, ok, sì, passione, non passione, però bisogna sempre sapere di che cosa si parla. E se si vuole parlare, è meglio conoscere, altrimenti è meglio che si sta zitti. E lo diceva anche Odino nell'Avamal. Ok, quindi non sono io a dirlo, lo diceva Odino stesso. Uno stolto è meglio che stia zitto, ma uno stolto non sa neanche quando deve stare zitto. Cerchiamo di non essere stolti. Perché questo canale crescerà? Perché porto contenuti diversi? Perché cerco sempre di modernizzarmi anche un po'? Magari avete visto che ho preso la tavoletta grafica perché attira un po' di più, però sempre con le fonti. In ogni video che vi porto, vi dico: l'ho preso da questo libro, l'ho preso da questo libro, vi metto i link. Perché lo faccio? Per un senso di trasparenza. Sto studiando, non si smetterà mai di conoscere, e non per niente compro più o meno sui 10 libri nuovi all'anno solo su questo argomento. Perché più ti addentri e più, come dire, più c'è un raggio di conoscenza che si amplia e devi andare a colmare le lacune, devi andare. Ok? Quindi, caro clan, questo era un piccolo video, tra virgolette, l'ho posto di domenica proprio perché la domenica è fatto per chiacchierare, perché ci sono le domeniche diverse, quindi questo è un video di: vogliamo approfondire la conoscenza? Studiamo di qualsiasi argomento vogliate approfondire. Qui, ripeto, parlo di queste cose perché il canale è a tema, ok? Però di qualsiasi argomento voi siate curiosi o volete approfondire, non vi fermate a quello che vi dice una persona. Chiedete. Perché dice così? Dove l'hai preso? Qual è la fonte? Sì, siate rompipalle. Sì, dovete. Ok, sempre avere il dubbio. Sempre, sempre, sempre. Bene, caro clan, ovviamente il link dei libri che vi ho mostrato, ma ce ne sono anche altri, ve li metto qua sotto in descrizione. Da Clan del Viking è tutto. Ci vediamo ad un prossimo video. A presto, guerrieri.